valigetta. Un oggetto comune. La gente comune la usa per andare a lavoro. Ovviamente quelli che la usano per questo motivo preferiscono le valigette nere. Seriamente, chi uscirebbe di casa con in mano una valigetta di colore rosso sangue o blu cielo con sopra il logo di un pay-per-view della WWE? Ma stasera a Philadelphia, la città del Philadelphia, 13 uomini saranno costretti a lottare gli uni contro gli altri. Questi 13 uomini si colpiranno con delle scale nella speranza di scalarne una e poter così strappare la tanto ambita valigetta. Vincerla vuol dire mettere i soldi in banca e riuscire a trasformare un pezzo di plastica con dentro dei fogli in una cintura di campione mondiale della WWE. Signore e signori, vi do il benvenuto a Money in the Bank. Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e per oggi recensirò per voi questo pay per view. Money in the Bank. WWE Money in the Bank 2013, svolto il 14 luglio del 2013 al Wells Fargo Center di Philadelphia in Pennsylvania. Un pay per view che ha creato attorno a sé un grande hype, complice il fatto che uno dei due Money in the Bank ladder match ha venduto da solo il pay per view. Ma comunque alcuni incontri hanno goduto di una buona costruzione e in alcuni casi di un'ottima costruzione, ma vedremo più avanti. Degli aspetti estetici, che c'è da dire? La theme song è riciclata dal 2011 ed è Money di Jim Johnston. Il promo sinceramente l'ho odiato. Ci sono degli idioti a caso che cadono dalle scale nei modi più assurdi ed impensabili mai concepiti da mente umana. Certo che se però uno deve fare un moonsault da una scala per colpa di una mosca, non sta molto bene. Ma non perdiamo tempo e partiamo subito con il kick-off. Ormai nome ufficiale per la mezz'ora prima del pay-per-view, con la sua solita intro. Intro. Vabbè, è l'introduzione del pay-per-view con l'aggiunta kick-off con Movie Maker. Dopo un breve sguardo ai tifosi assiepati all'arena, con un uomo che ha avuto il coraggio di mettersi quella che sembra la vecchia cintura dei pesi leggeri, alla rovescia. Si parte subito con il wrestling lottato, in palio ci sono i titoli di coppia, i campioni, i membri dello Shield, Roman Reigns e Seth Rollins contro gli sfidanti, i fratelli Usos. Che si erano guadagnati questo diritto di poter affrontare gli attuali campioni di coppia lo scorso mese a Raw sconfiggendo in un triple threat tag team match due membri dei 3MB e i ciccioni danzerini Sweet T e Brodus Clay. In molti si sono lamentati per questa promozione verso i samoani. Dicevano che non meritavano di andare contro i campioni di coppia e i membri dello Shield e che non erano per nulla credibili. Per carità, non avete tutti i torti. D'altronde sono due che si pitturano la faccia con la maionese e che lottano con una sciarpa che gli esce dal sedere. Comunque, è un buon tag team, forse uno dei pochi esistenti in WWE e sono in grado di farti un buon incontro a livello qualitativo. Infatti, in questo periodo non è che la categoria di coppia sia particolarmente attiva. Gli unici tag team un po' decenti sono Hill e non potevano di certo fare una sfida cattivi contro cattivi in pay-per-view. Tra i tag team face, gli unici decenti, se andiamo a vedere, sono loro. Quando invece vedremo Sweet T e Brodus Clay tentare l'assalto ai titoli di coppia, sarà quello il momento giusto per lamentarci. Parlando dell'incontro, è forse il più lungo mai disputato nelle consuete mezz'ore prima del pay-per-view. Infatti è durato un quarto d'ora e si può dividere in due fasi nettamente diverse tra di loro. Nella prima parte vediamo poche azioni di rilievo, ma soprattutto tanti botch eseguiti dai samoani. In un'occasione vediamo uno dei due fratelli che rischia seriamente di perdere una gamba eseguendo un super kick. Ed è arrivato il momento della prima interruzione pubblicitaria. E abbiamo il secondo botch. Questa volta hanno sbagliato un po' entrambi, infatti uno degli Usos incoccia con Roman Reigns. Probabilmente i due non si erano capiti molto bene. E alla fine l'unica manovra degna di nota in questa prima parte dell'incontro è messa a segno da Roman Reigns che cerca di decapitare uno dei due fratelli Uso imitando il suo idolo d'infanzia, Gene Snitsky. Dopo la seconda interruzione pubblicitaria, perché sì, c'è stata una seconda interruzione pubblicitaria in questo incontro, il ritmo dell'incontro prende una piega totalmente diversa ed è molto più emozionante. Gli Usos vanno anche più volte vicino alla vittoria e possiamo assistere allo spot dell'incontro che è una Tower of Doom che vede coinvolti tutti e quattro gli atleti di questo incontro. Nel finale vediamo un'ottima alchimia dei due membri dello Shield, infatti Seth Rollins riuscirà ad abbattere uno dei suoi avversari con una powerbomb all'angolo e arriverà Roman Reigns che lo abbatterà per una seconda volta con la sua spear, schienandolo e mantenendo così i titoli di coppia. Complimenti vivissimi ad entrambi i team, agli Usos per essere sembrati degli sfidanti credibili. E allo Shield per essere riuscito a vendere le manovre dei loro avversari dopo che questi non erano presenti in un match in pay-per-view da anni.
Comunque in pratica un buon incontro, ben oltre la sufficienza, però salvato nella seconda parte. Peccato per le interruzioni pubblicitarie, però visto che è un match, uno show questo kickoff, per il quale noi del pubblico non dobbiamo pagare per vederlo, è più che giusto che la WWE ci faccia un po' quello che vuole. Durante i festeggiamenti di Reigns e Rollins arriva anche Dean Ambrose che festeggia con i suoi due compagni. La linea va sulle tribune dai quattro cavalieri della tavola dalla strana forma geometrica brandizzata con il logo elettronico di Money in the Bank. D'altronde il tema principale per questo pay-per-view sono i soldi e non potevano di certo fare i tirchi sulle attrezzature. I quattro cavalieri di oggi sono Josh Matthews, Kofi Kingston, Big Show, i quali sono per la seconda volta dei cavalieri della tavola dalla strana forma geometrica, e Vicky Guerrero, nonostante 6 giorni prima sia stata licenziata. Ma di quel segmento parleremo più avanti. Una Vicky Guerrero che mi è sembrata quella meno a suo agio in questa tavolata. Ma d'altronde gli altri tre sono esperti, hanno fatto l'abbonamento a quella tavola. Ridendo e scherzando, mancano solamente 10 minuti all'inizio del pay-per-view vero e proprio, e quindi i quattro cavalieri ci concedono delle analisi molto veloci. Nel match con in palio il titolo WWE, Big Show pronostica Mark Henry, solidarietà tra Big Man. Mentre Kofi sostiene che non si può scommettere contro John Cena. Sta fuoriuscendo la parte più smart di Kofi Kingston? Il prossimo passo sarà un promo shoot. I hate this idea. That you're the best. I'm the best. Alla fine si finisce col parlare dell'All Stars Money in the Bank Ladder Match e di conseguenza del ritorno di Rob Van Dam, con un Big Show che ci dà prova delle sue grandi doti di imitatore. Rob Van Dam. E anche l'ultima perla dei quattro cavalieri per la giornata è offerta da Big Show. Si stava parlando della grossa opportunità offerta grazie alla valigetta e Big Show spiega a tutti quanti in una maniera fantastica il perché tutte le superstar coinvolte nel ladder match vogliono vincere quell'oggetto. Sai, Josh, perché la valigetta del Money in the Bank è così importante? Se hai la valigetta, hai anche il contratto. E incassando il contratto, tieniti forte, Josh, otterrai un'opportunità titolata. Ti cambia la vita! Capitan Ovvio al salvataggio! Con l'entrata di Fandango si conclude questo kick-off di Money in the Bank. E il pay-per-view vero e proprio si apre con il Money in the Bank Ladder Match che assegna un'opportunità titolata al titolo mondiale dei pesi massimi, combattuto da Fandango, Dean Ambrose, Wade Barrett, Antonio Cesaro, Jack Swagger, Daniel Sydal e Cody Rhodes. Match non così scontato come sembrava, infatti, oltre a Dean Ambrose, che era forse il favorito, quello più osannato da tutti i fan di internet, c'erano diversi outsider in grado di vincere questo incontro, tranne Fandango. Credo che nemmeno Summer Rae credesse in una sua vittoria. Poi uno che durante una puntata di Raw, mentre prova a parlare, si vede beccare un pugno in faccia da Wade Barrett, dove cavolo vuole andare? Il match in sé è un vero e proprio spettacolo. Io lo reputo uno dei migliori Money in the Bank Ladder Match mai fatti. Poi non posso non citare i Real Americans, Jack Swagger e Antonio Cesaro, che hanno combattuto molto bene in coppia, hanno combattuto come se fossero un'unica entità. E durante il match riescono anche ad essere dei Jerry Show wannabes. You're a wannabe. Jack, mi puoi spiegare perché ti sto sulle spalle invece di usare una scala? Perché è ciò che fanno i veri americani. Poi tu mi puoi spiegare perché ti sto aiutando a vincere quando potrei semplicemente farti cadere. E poi, tu non sei svizzero. Zeb mi aveva detto di stare alla larga dalle persone che vengono da altre nazioni. I Real Americans, che insieme a Dean Ambrose si sono resi partecipi dello spot più rappresentativo di questo incontro, ossia Dean Ambrose l'equilibrista. Tra gli altri spot degni di nota c'è anche il Bull Hammer di Wade Barrett, eseguito un po' come Shelton Benjamin correndo sopra una scala. Cesaro che quasi impicca Dean Ambrose con una sleeper sopra una scala. E un ottimo sunset flip di Fandango su Wade Barrett, sempre dalla cima di una scala. Nella parte finale dell'incontro, Cody Rhodes deve aver avuto un'allucinazione a sfondo mistico. Vede San Pietro sulla traversa della porta. È segno che la tragedia sta finalmente per finire. E va on fire riuscendo a mettere fuori causa tutti i partecipanti al match con la sua Crossroads. Mentre invece con Cesaro era riuscito a mettere a segno la sua Kidney Q Buster. Dopo questa esplosione di vivacità, il figlio dell'American Dream cercherà di andare a prendere la valigetta, ma verrà fermato dal suo ex amico Damien Sandow. Infatti, pochi minuti prima, l'intellettuale era andato a ripararsi vicino al tavolo dei commentatori, in questo modo era fresco e pronto per andare a bloccare Cody Rhodes e vincere così la valigetta. Diciamo che Damien Sandow era uno di quelli nel quale speravi in una vittoria, ma non avevi il coraggio di dirlo ad alta voce per paura che tutti quelli che pronosticavano Ambrose ti potessero prendere per il culo. Ma comunque, mentre guardavamo l'incontro, ce la potevamo aspettare una vittoria di Damien Sandow, infatti
erano riusciti a inquadrarlo proprio nel momento esatto in cui si andava a riparare, potevamo immaginarci così una vittoria di rapina per l'intellettuale. E inoltre ci potevamo anche aspettare lo split del team Rhodes Scholars. Negli show settimanali che hanno preceduto questo pay-per-view ci sono stati dei segmenti che anticipavano un po' una divisione tra i due membri di questo team. E durante l'entrata, durante questo pay-per-view, Damien Sandow ha interrotto un promo di Cody Rhodes. Ora i piani sembrano abbastanza delineati. Turn face di Cody Rhodes, il quale affronterà l'ex amico Damien Sandow, magari con la valigetta in palio. Dopo questo incontro, Justin Roberts annuncia il general manager meglio vestito di Raw, ossia Brad Maddox, il quale consegna la sua giacca Dolce & Gabbana al buon Jeff Roberts. Thank you, Jeff. Chi è quell'uomo, Smithers? Justin Roberts, signore. Roberts, eh? Me lo ricorderò questo nome. Vorrei ricordarvi che a Raw c'è già stato un general manager con la mania di sbagliare i nomi. E sappiamo tutti che non ha fatto una grandissima fine. Il nuovo general manager di Raw fa un promo dove finge di ringraziare Vicky Guerrero, in realtà la vuole umiliare, nel più completo disinteresse del pubblico di Philadelphia. È arrivato il momento di parlare di quel fantastico segmento fatto durante Raw, la puntata prima di Money in the Bank. Benvenuti a Raw's Got Talent! Questa sera analizzeremo l'operato di Vicky Guerrero e scopriremo se questa ragazzona può mantenere il suo posto dirigenziale a Raw o se verrà licenziata. Per me è sì. Per me no. Per me no. You're fired. Voi fan fate davvero schifo. Ecco cosa vi meritate. Il nuovo general manager di Raw è Brad Maddox. Come è umano lei, mega direttore naturale? Come è umano? Questo segmento non ha alcun senso. A parte il fatto che il trio di dirigenti non ha scelto niente, infatti è stato tutto deciso tramite un sondaggio sulla WWE app. Poi se Vince McMahon voleva far mantenere il posto a Vicky Guerrero, perché non ha fatto nulla per salvarla? E perché poco dopo ha detto che il pubblico si meritava come nuovo general manager Brad Maddox? E perché se Vicky è stata licenziata era presente al pay-per-view come opinionista? E dulcis in fundo, perché Triple H e Stephanie McMahon non l'hanno rilicenziata dopo che Vince McMahon l'ha annunciata come nuova general manager di SmackDown? Ripeto, questo segmento non ha alcun senso. Il promo finisce con Brad Maddox che fa vedere un filmato molto imbarazzante su Vicky Guerrero. Continua a preferire il video su John Laurinaitis. Il secondo incontro della serata vede affrontarsi Curtis Axel accompagnato da Paul Heyman contro The Miz con in palio il titolo intercontinentale. Costruzione non fantastica. Infatti Curtis Axel doveva vincere qui in pay-per-view per rifarsi dalle sconfitte subite a Raw per mano di The Miz. Poi aggiungete il fatto che il figlio di Mr. Perfect è campione da troppo poco tempo e avrete trovato il vincitore di questo incontro. Un match che comunque non è affatto male. L'unica cosa strana è stata la decisione di mandare via Paul Heyman per colpa di The Miz, il quale ha finto di subire un pugno dal manager di Curtis Axel. L'avranno fatto per dare l'opportunità al campione intercontinentale di avere una vittoria pulita. Ma andiamo con ordine. Il match è molto buono, con un'ottima condotta da parte del Magnifico, che non ha fatto altro che colpire una delle gambe di Curtis Axel per prepararsi così alla figure four leglock. Ma alla fine Curtis Axel è riuscito a portarsi a casa la vittoria grazie a quella che sembra essere la sua nuova mossa finale, una strana neckbreaker. È tempo di mettere il titolo delle Divas in palio, la neocampionessa AJ accompagnata da Biggie Langston contro la sfidante Caitlyn accompagnata da Lyla. Perché Lyla? La spiegazione più plausibile è che Caitlyn doveva pareggiare le forze in campo visto che AJ si è presentata con Biggie Langston. Certo, paragonare Biggie a Lyla è un po' una bestemmia. Ma perché proprio Lyla? Beh, sempre meglio lei che Alicia Fox. Parliamo un attimo di Alicia Fox. A Payback era una delle divas che ha confortato Caitlyn. Poi, durante uno show settimanale, la stessa Alicia Fox ha affrontato Caitlyn. Due turn all'interno di una sola settimana. Secondo me questo è un record. E chissà che cosa avrebbe fatto se fosse stata presente in pay-per-view. Sarebbe tornata minimo due volte cercando di aiutare nello stesso incontro sia AJ che Caitlyn, per poi tornare una terza volta contro entrambe fidanzandosi con Biggie Langston. Per un totale di 5 turn. Con magari una fugace e passionale limonata con il seduttore di colore, causando così una distorsione spazio-temporale. Parliamo della storyline. Finalmente una storyline per le Divas. Sarà dai tempi di Trish Stratus contro Mickie James che non vedevamo una costruzione così accurata. Ok, gran parte della storyline era costituita dalle due Divas travestirsi dalla rivale. AJ con un costume da Hulk Hogan e una parrucca alla Seth Rollins. E una Caitlyn travestita da AJ con le bocce.
Praticamente è un sogno che si avvera. Poi il segmento della firma del contratto prima del pay-per-view. Io non sono un grande amante di questo tipo di segmento perché mi sembrano un po' tutti uguali. Però ho apprezzato molto il fatto di aver ricreato questo segmento anche per un match delle Divas. Anche se non ho ben capito che cosa ci facevano tutte le altre Divas attorno al tavolo. Il match è buono ma non arriva ai livelli di quello mostrato a Payback. È leggermente più corto e le fasi si concentrano maggiormente su AJ che cerca di colpire il braccio infortunato di Caitlyn. Poi il finale penso che sia fatto un po' troppo alla veloce. Infatti, dopo una spear di Caitlyn, AJ colpirà il braccio della rivale con un calcio e la imprigionerà nella Black Widow facendola arrendere. A mio parere potevano fare la scena dello schienamento di Caitlyn con il successivo contro i due per dare l'illusione che Caitlyn potesse riuscire a strappare la vittoria alla rivale. È tempo del match fra Chris Jericho e Ryback. Questo incontro non gode di una grandissima costruzione. In pratica i due non avevano un match in programma e si sono incontrati casualmente nel backstage litigando per un motivo che ora nemmeno rammento. Con un Jericho che si comporta da stronzo, anche se è face. E un Ryback che da mostro indistruttibile, in grado di essere scalfito solamente da low blow di Brad Maddox e da schiuma di estintori, diventa un bambinone che decide di ritirarsi dagli incontri per un calcio alla gamba di The Miz. Ryback! Ryback! L'unica parte che poteva essere interessante a livello di storyline poteva essere la presenza di Vicky Guerrero. Nella puntata di Raw in cui Vicky Guerrero è stata licenziata, è stata incontrata nel backstage da Ryback, con il wrestler che la abbraccia. Ho paura. Con un Ryback che sembra anche quasi voler dare una mano a Vicky Guerrero nel portare via un po' le sue cose, però poi niente, gliele ridà e gli dice vattene, quella lì è la porta. Ma come abbiamo potuto vedere è stato mandato tutto a donne di facili costumi, infatti Vicky Guerrero non ha accompagnato Ryback, ma è stata uno dei quattro cavalieri della tavola dalla strana forma geometrica brandizzata con il logo elettronico di Money in the Bank. Il match in sé non è nulla di che, ma non è neanche lo scempio che mi aspettavo, riuscendo così ad arrivare ad una sufficienza molto rosicata. Jericho ci prova a fare un bel incontro, ma l'avversario è quello che è. Cosa possiamo aspettarci da uno che scivola mentre cerca di fare una clothesline? Il finale però è davvero brutto, infatti Chris Jericho cerca di fare Lion Salt ma Ryback lo evita e atterra il canadese con il peggior roll up che gli abbia mai visto. Dopo un video sul Performance Center è il momento di vedere il match con in palio il titolo del mondo dei pesi massimi. Lo sfidante Dolph Ziggler contro il campione Alberto De Rio, questa volta non accompagnato da Ricardo Rodriguez perché è stato sospeso. Per Dolph Ziggler il mio scetticismo è stato confermato, non mi sta piacendo per niente da face. Attacca alle spalle del Rio, poi la puntata in cui si traveste da Sin Cara pur di attaccarlo, bleh! Poi so che non c'entra, ma non fatemi parlare del costume con il quale si è presentato qui a Money in the Bank. Mutande rosa e canottiera arancione. Non uno, ma due pugni in un solo occhio. Tra poco AJ sarà costretta a chiamare quelli di Real Time per rifargli il guardaroba. Affidatemelo. Il match è molto buono e vi dirò di più. Ho preferito a livello qualitativo questo piuttosto che quello di Payback. Infatti in quello dello scorso pay-per-view c'erano troppe pause e tutto era concentrato sulla storia dei doppi turn e sulla commozione cerebrale dello show-off. Qui invece assistiamo ad un buon match molto fluido e molto piacevole da guardare. Sino al finale. Nel finale arriva AJ. E senza che l'arbitro fosse KO entra nel ring atterrando Alberto De Rio con la sua cintura di campionessa delle Divas. In questo modo causerà così la sconfitta del suo fidanzato Dolph Ziggler per squalifica. De Rio se ne ritorna festante negli spogliatoi con la sua cintura di campione del mondo dei pesi massimi, mentre nel ring rimangono AJ e Dolph Ziggler che litigano molto animatamente. Non so più cosa vogliono fare con AJ. Ha fatto scattare la squalifica nel peggior modo possibile. In questo frangente non mi è sembrata pazza, ma una semplice scema. Ok che doveva esserci una squalifica o un count out in modo da far mantenere in maniera non proprio pulita il titolo del Rio e far così proseguire la rivalità. Ma così è troppo. Poi se pensiamo a quello che è successo la sera dopo il pay per view. Ziggler scarica AJ che per tutta risposta lo fa attaccare da Big E Langston. E a SmackDown c'è stato anche un bacio, non sulla bocca per fortuna, tra AJ e Big E Langston. Ho paura. Ho davvero tanta paura. Passiamo al match con in palio il titolo WWE, il campione John Cena difende il titolo dall'assalto di Mark Henry. Secondo me la miglior costruzione di tutta la serata. Si è partiti con il ritiro di Mark Henry, recitazione con la quale potrebbe anche vincere un Oscar. Non lo so, si fa un gran parlare di lei. Poi il face-off tra i due mi è piaciuto molto. Poi sono molto contento che almeno per questa faida abbiano deciso di abbandonare quell'odioso cliché di Cena senza macchia. Infatti negli scontri fisici si vedeva che aveva paura del World's Strongest Man. Peccato per una sola cosa.
vogliono continuare a farci credere che John Cena non è in grado di fare un attitude adjustment ad un big man. Mi spiace, ma dopo aver visto questo, riesce piuttosto difficile pensare che John Cena non sia in grado di eseguire la attitude adjustment su Mark Henry. Il match è molto lento, ma comunque guadagna una magra sufficienza. Però c'è una cosa che nell'andamento del match non mi è piaciuta. E non sono i tentativi non andati a buon fine della attitude adjustment di John Cena. Ma è tutto il pezzo con l'arbitro KO. Non ha un senso. Prima Mark Henry toglie la protezione ad un angolo e poi esce dal ring per portare all'interno del ring due sedie. Dopo un po' l'arbitro andrà a KO e Mark Henry colpirà John Cena con un calcio nelle parti basse. È stata incasinatissima questa parte. E secondo me è stata fatta giusto per allungare un po' la durata dell'incontro. Potevano fare che Mark Henry toglieva la protezione ad un angolo, l'arbitro si distraeva nel tentativo di cercare di rimetterla a posto e Mark Henry dava un calcio nelle parti basse a John Cena. Punto. Molto più semplice ed immediato. Comunque l'andamento dell'incontro era abbastanza prevedibile. John Cena subisce la furia dell'uomo più forte al mondo per poi riuscire a sollevarlo per la attitude adjustment e sconfiggerlo. Però l'incontro non si è concluso per schienamento ma per sottomissione. Infatti anche se John Cena è riuscito ad attuare la sua attitude adjustment non gli ha portato altro che un conto di due. Ma riuscirà a battere l'atleta di colore riuscendo a sottometterlo alla sua STF. In questo modo John Cena mantiene il titolo e fa piangere tutti gli smark i quali dicevano che Henry doveva vincere il titolo. Dopo la pubblicità del film di Wade Barrett, ossia Dead Man Down, anche se l'inglese si vede tipo in due fotogrammi all'interno di un trailer di due minuti, ci fanno vedere il debutto della Wyatt Family lo scorso lunedì a Raw. Segno che è tempo del main event, l'All Stars Money in the Bank ladder match con in palio una title shot al titolo WWE, combattuto da CM Punk, Daniel Bryan, Rob Van Dam, Randy Orton, Sheamus e Christian. Kane è stato messo fuori causa dalla Wyatt Family a Raw, come ho detto poco fa, e nonostante tutte le voci non c'è stato alcun sostituto. Quello più acclamato è stato senza dubbio Rob Van Dam, il quale si è reso partecipe di un ottimo inizio. Gli altri 5 atleti lo guardano male, ma lui ha la così bella idea di eseguire la sua taunt. Con una faccia che sprizzava arroganza da tutti i pori. Sembrava dire... Sono appena tornato. E se poi te ne penti? Il match ha goduto di una buona costruzione. E tutto sembrava ruotare attorno a Bryan, che era il più papabile alla vittoria. Infatti lunedì sera Raw era riuscito a strappare la valigetta rossa. Mentre a SmackDown a far sua la valigetta è stato Randy Orton. Peccato che era la valigetta sbagliata. Personalmente a livello qualitativo mi aspettavo qualcosa di più. Non dico che sia brutto, dico solamente che per l'hype che ha generato e per i nomi coinvolti mi aspettavo qualcosa di meglio. Il migliore secondo me è stato Sheamus, che mentre non era impegnato a far vedere il sedere, andiamo al mare a mostrar le chiappe chiare. Si è reso partecipe di diversi spot come per esempio il Rolling Samoan Crash su Rob Van Dam sopra una scala, oppure per colpa di Daniel Bryan la caduta sopra la scala spezzando la metà posta come al solito tra l'apron e il tavolo dei commentatori, facendosi anche molto male alla gamba sinistra. Tra l'altro non è l'unico nella serata ad essersi fatto male. Alla lista si aggiungono anche Cody Rhodes, Christian e CM Punk. Infatti mentre Daniel Bryan stava per raggiungere la valigetta arriva Curtis Axel che lo atterra con la sua nuova mossa finale, però anche lui finirà a terra per colpa della GTS di CM Punk. In seguito arriverà anche Paul Heyman che inciterà il ragazzo di Chicago a prendere la valigetta, ma lo colpirà alla testa e poi alla schiena con una scala posta lì vicino, attuando così il tradimento ai danni del suo ex cliente. E alla fine a vincere sarà Randy Orton, che riuscirà anche quasi a battere il record di Jack Swagger nel 2010 nello staccare la valigetta. Infatti rimane qualche secondo fermo sulla vetta della scala. Forza Randy, stacca la valigetta. Sai di volerlo fare. No Randy, fai un headlock. Sì, condivido, fai un headlock. Fai un headlock ai tuoi avversari e poi anche alla scala. Headlock. Questo era WWE Money in the Bank 2013. Un altro bel pay per view. Lasciamo perdere tutti quelli che hanno criticato questo pay per view per la vittoria di John Cena, di Randy Orton o per la sconfitta di CM Punk, o anche per altri motivi futili che solamente le loro menti cariche di odio sarebbero in grado di partorire. Questo 2013 si sta rivelando un ottimo anno per il livello qualitativo dei pay per view. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Dobbiamo avere tanti soldi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti mi piace alla mia pagina Facebook, seguimi su Twitter, aggiungimi alle cerchie su Google+, e perché no, fammi anche una domanda su Ask. E per rimanere sempre aggiornato su quello che succede nel pro wrestling americano, vai su prowrestling.it. Chi non lo fa è un CM Punk.
Ma perché devo essere sempre preso in giro così?